Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Giorni abbastanza convulsi, quelli che abbiamo appena messo alle spalle, caratterizzati anche dal varo di un nuovo protocollo anti-Covid da parte della Federazione Italiana Gioco Handball, che ha recepito ciò che ha disposto l'ultimo DPCM, adeguandolo appunto alla disciplina sportiva della pallamano, Matteo. Eh sì, doveroso naturalmente l'intervento da parte della federazione per portarsi al passo, no? Con quella che è una situazione comunque delicata, comunque che purtroppo non ci dà certezze. Questa è la situazione sicuramente più difficile, l'aspetto più difficile, il fatto di non avere certezze. E allora, ne abbiamo parlato con il presidente della FIGH Pasquale Loria. Matteo Aldamonte ha realizzato questa intervista che abbiamo suddiviso in due blocchi. Nella prima parte, appunto, ci occuperemo del protocollo anti-Covid, che poi ha subito, diciamo, se così possiamo dire, un upgrade per quanto riguarda le formazioni partecipanti al campionato Serie A Beretta, e poi in generale va a regolamentare tutta l'attività della Federazione Italiana Gioco Handball. Poi una seconda parte in cui abbiamo soffermato la nostra attenzione sull'attività delle nazionali, perché sotto questo aspetto esistono in questo momento notizie in agrodolce, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto la prima parte dell'intervista. Necessario in questa fase adeguare anche le norme e i protocolli per lo svolgimento dei campionati, soprattutto il campionato di prima serie. Abbiamo iniziato un'interlocuzione molto proficua e positiva con le società della Serie A Beretta e in pochissimo tempo siamo riusciti a trovare una formula che chiaramente ci consentirà di controllare le squadre ogni settimana, quindi con tamponi periodici, e ci permetterà di impostare a partire dal 2 novembre un nuovo sistema che ci auguriamo ci possa consentire di proseguire il campionato in maniera più tranquilla. Allo stesso modo abbiamo cercato di adeguare le partenze degli altri campionati, e quindi per quanto ci siamo adeguati a un'impostazione generale un po' di tutti gli sport di squadra nel definire quelli che sono i campionati di interesse nazionale, e contemporaneamente abbiamo deciso di organizzare quei campionati che non sono ancora partiti, lasciando un tempo di inizio e di preparazione più lungo, e quindi di partire non prima di dicembre per le attività giovanili e non prima di gennaio per alcune attività che riguardano soprattutto le categorie minori a partire dall'Under 13. E dunque, per quanto riguarda la Serie A Beretta, già dalla prossima settimana in pratica scatterà il nuovo protocollo, ma come dicevo in precedenza, soffermiamo la nostra attenzione anche su quanto succederà sul fronte azzurro, dove abbiamo e registriamo notizie in agrodolce. Iniziamo da quella bella o da quella brutta? Ma scegli tu, Matteo. No, sicuramente è confermata, almeno per il momento è confermata, Infatti, perché poi perché al esatto. momento non è che abbiamo molte certezze al Però è riguardo. confermata la gara della nazionale dell'8 novembre prossimo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara La contro la Norvegia ha Norvegia, confermato la partenza per la l'Italia. sua partenza, sì, che era stata in dubbio fino a qualche ora fa, a poche ore fa. E quindi si giocherà alle ore 18. Possiamo annunciare anche il fatto che si giocherà in diretta televisiva su Sky Sport Arena per la seconda volta. Dunque la nazionale torna su Sky Sport. E sono uscite anche le convocazioni della Norvegia parallelamente rispetto alla conferma della loro partenza. E Nessuna defezione, assolutamente no, eh? avremo la miglior Norvegia possibile con tutti i giocatori. Li stiamo vedendo in grafica che arrivano dalla Bundesliga, arrivano in 12. C'è la stella Sander Sagosen, che è il miglior giocatore del mondo probabilmente in questo momento, ma ci sono praticamente tutti, dai giocatori del Flensburg a quelli del Kiel. Insomma,
sarà come se parlassimo di basket vedere una squadra NBA all'opera a Pescara. Assolutamente sì, questa è la buona notizia. Ovviamente poi seguiremo con attenzione il percorso, insomma, che è sempre abbastanza tortuoso, d'avvicinamento alla partita in programma a Pescara. Invece la brutta notizia, questa ormai è certa e non c'è possibilità di ritornare indietro, che è sicuramente più pesante rispetto a quella che riguarda la nazionale seniores e riguarda infatti le nazionali giovanili, perché è di ieri la notizia dell'ufficialità dell'annullamento dei campionati europei Under 18 e Under 20 da parte della IHF, della European Handball Federation. Era nell'aria, perché in questo momento è difficile immaginare una doppia manifestazione con 16 squadre ciascuna, certo, in una sola sede, però per l'Italia era un'opportunità storica, perché sarebbe stata la prima volta in assoluto di una qualificazione degli azzurrini sia Under 18 che Under 20 a questa manifestazione. C'è una piccola ancora di salvezza, perché avremo la possibilità comunque con l'Under 20 di giocarci uno spareggio per la qualificazione ai mondiali e con l'Under 18 la salvezza. Insomma, abbiamo provato a parlarne un po' con il presidente federale, come dicevi tu, e nella seconda parte dell'intervista che ascoltiamo insieme. La Federazione Europea ha dovuto purtroppo annullare queste due competizioni che per noi erano veramente importanti e, diciamo, un passo fondamentale di crescita del nostro movimento, delle squadre nazionali e soprattutto delle generazioni interessate a questi due campionati europei. Purtroppo è andata così, saremo comunque ancora in ballo, perché rimane la possibilità di qualificarsi ai mondiali Under 21 della prossima estate, e la Federazione Europea ci farà sapere la formula di qualificazione in cui saremo direttamente coinvolti, e così come sicuramente saremo coinvolti in uno spareggio per permanere nell'Under 18 maschile, dato che, come ben sappiamo, siamo una nazione neopromossa e quindi dovremo sicuramente affrontare una girone di qualificazione per riconfermare la nostra partecipazione al gruppo Elite anche per il prossimo BE. Assolutamente sì, dunque attendiamo comunicazioni al riguardo, però insomma che non si abbattano le giovani speranze azzurre, perché ci sarà modo, tempo, spazio per poter far valere il loro talento, insomma occasione soltanto rinviata. Intanto i giovani azzurri, sia dell'Under 20 che dell'Under 18, sono, questo sì, impegnati settimanalmente con il massimo campionato maschile, ma anche con il campionato di A2, qualcuno di loro milita anche nella seconda divisione nazionale, campionato che sta andando avanti nonostante le tante acclarate difficoltà, non facendo mai venir meno, no Matteo, quei connotati che abbiamo più volte evidenziato ad inizio di questo ciclo, all'inizio della nuova stagione, di grande equilibrio, di ottimo livello tecnico raggiunto. Indubbiamente sì, anche se questa settimana ci ha riservato solo 4 partite, 3 il sabato e una poi martedì con la vittoria del Merano contro l'Appiano, però in questo momento va sottolineato proprio quanto di buono sta facendo il Merano, che dopo tutte le vicissitudini che aveva passato in avvio di stagione è riuscito a vincere 2 partite consecutive, quella di sabato tra l'altro importante contro il Pressano, in una classifica che per il momento, anche complice lo stop forzato di Bolzano e di Conversano, vede fuggir via il Sassari. Vediamo il servizio. Sarà un sabato senza capolista, senza big match e senza inseguitrici. La 10ª giornata di Serie A Beretta, l'ultima prima della pausa per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni europee, deve ancora una volta fare i conti con i rinvii. Eccellenti per giunta, perché il programma del weekend perde l'attesissimo scontro diretto tra Raimon Sassari e Bolzano, prima e seconda forza della classifica. Tutto rimandato, come anche nel caso della Ego Siena, che avrebbe dovuto sfidare Bressanone, che invece dovrà aspettare per proseguire la sua rincorsa al primato. 3 vittorie consecutive e una settimana di stop sono il cammino recente percorso da Conversano, in questo momento appaiato al Bolzano in seconda posizione e deciso in questa classifica così frammentata e confusa a piazzare il sorpasso. C'è un Nelson prodigioso sulla copertina dei primi 7 incontri giocati dai biancoverdi di Tarafino. Per lo svedese 54 gol alla
all'attivo e nessuna voglia di fermarsi, anche se l'ostacolo Merano non è dei più semplici. Anzi, dopo 4 partite giocate, i Diavoli Neri hanno recuperato gli assenti e sabato scorso hanno vinto con un Leo Prantner prodigioso a spese del Pressano. Uscire dalle sabbie mobili è ciò che cercherà di fare anche la Banca Popolare Fondi. Con Jarlstam c'è anche Vulic, pure lui top scorer della Serie A Beretta e braccio armato di Giacinto De Santis nella delicata sfida contro Cingoli. Anche chi lotta nei bassi fondi ha saputo muoversi sul mercato. I marchigiani, ad esempio, hanno trovato nel greco Ladakis, un terzino temibile. In palio, insomma, ci sono punti pesanti. La giornata si apre col match tra Team Network Albatro e Spararepan. Motivi diversi, a piano, viene da 3 vittorie consecutive. L'ultima prestigiosa in casa contro Trieste, Siracusa. Dalla sua non fa punti dal 26 settembre, troppo tempo. Il secondo turno consecutivo al Palalobello, stavolta con un avversario forse più abbordabile del Sassari sfidato sabato scorso, e dunque un'occasione da non perdere per gli uomini di Giuseppe Vinci. Il programma si completa col derby lombardo tra Cassano Magnago e Salumificio Riva Molteno. Amaranto sulla carta favoriti, ma attenzione, i ragazzi di college hanno raccolto 2 punti nelle ultime 4 partite. Urge reagire, questa Serie A Beretta non perdona. Assolutamente sì, è chiaro che poi bisogna ricostruire con calma sia il quadro delle partite da recuperare, soprattutto la classifica. Parlavi del Merano, perché Merano, dopo aver insomma pagato dazio in maniera anche pesante al Covid-19, ora ha ritrovato pian piano un po' tutti i suoi giocatori e mi pare Matteo che abbia anche trovato una giusta alchimia, insomma è una squadra che potrebbe riservare molte sorprese nel corso di questa stagione così altalenante e indecifrabile per molti aspetti. Sì, anche perché è una squadra costruita con grande equilibrio. Prantner ha scelto i suoi giocatori ben sapendo chi aveva in casa, già a partire dai figli Leo e Max, che sono 2 giocatori secondo me di grande valore. È andato a prendere gli uomini giusti, in rosa c'è Martini, è arrivato Nocelli, insomma è una squadra, ha mantenuto Petricevic, c'è Martelli in porta che comunque è uno dei portieri in crescita secondo me di questo campionato, come ricordavamo la settimana scorsa Milovanovic a Trieste, insomma sì, è una squadra che è giovane, quindi potrebbe pagare forse sì, un po' di discontinuità nel corso della stagione, però al tempo stesso in questo momento credo abbia trovato la quadra e vedremo. Soprattutto proprio il fatto che insomma la giovane età di questo gruppo permette anche di assorbire senza particolari difficoltà questo carico di partite che in qualche modo sta recuperando. E poi una notazione che è a metà tra il tecnico e lo scientifico, il fatto che il Merano abbia già pagato dazio in maniera pesante con quasi tutti i giocatori della rosa al Covid-19 probabilmente rende da oggi in poi un po' più agevole il cammino della squadra, se valgono poi certi fondamenti scientifici a proposito della immunizzazione rispetto al Covid, ma questa chiaramente è una valutazione che lasciamo agli esperti del settore, non vogliamo sostituirci. Dicevamo della partita disputata, proprio l'ultima in ordine di tempo, tra Merano ed Appiano, sono state raccolte le interviste, no? Sì, con una grande giornata in particolar modo di Cristian, il portiere del Merano, dall'altra parte Milian Gagovic, allenatore dell'Appiano, ascoltiamo. Certo che non sono contento dal secondo tempo, soprattutto dal secondo tempo. Loro hanno giocato veramente bene, Cristian e Snulli ha parato veramente tanti tiri, noi abbiamo sbagliato un po' di troppo e certo che quella squadra con quella velocità che ha punisce questo. Noi andiamo avanti adesso, venerdì partiamo a Siracusa, siamo ancora su, abbiamo fatto belle prestazioni 3 partite prima di quelle. Un bellissimo derby, c'era fino a 50 minuti una lotta e devo dare complimenti ai miei compagni di squadra, hanno giocato oggi veramente fino alla fine, 60 minuti e possiamo andare avanti così. E adesso il vostro campionato prosegue, quali sono i vostri obiettivi? Vediamo, adesso andiamo giù a Conversano, sicuro per vincere, e con 3 vittorie consecutive penso che possiamo anche vincere giù a Conversano. Certo che a Conversano sono autorizzati ovviamente a fare gli scongiuri, però c'è un precedente, quello dell'anno passato, quando proprio a sorpresa, no? Il Merano, che probabilmente non era neanche il Merano di quest'anno, riuscì a fare un colpaccio proprio al Pala San Giacomo. Esatto, e poi potrebbero anche influire, no? Poi questi aspetti psicologici. Le squadre sono cambiate, però in questo momento
ha maggiore continuità il Merano, no? Perché certo, ha giocato più partite. Il Conversano viene sì da 3 vittorie, ma anche da una settimana di stop, quindi deve tornare in campo subito a ritmi alti, quindi potrebbe influire, certo. Proviamo a decodificare la classifica, Matteo. Proviamoci, vediamo un attimino, vediamo la grafica, cerchiamo di rimettere insieme i pezzi. Questa è la classifica, a margine ci sono anche tutte le partite ovviamente che andranno recuperate, una partita in meno per Siena, Piano, Bressanone, Molteno, 2 in meno per Pressano e Bolzano e 3 invece per quanto riguarda il Merano. Ovviamente tutto questo ancora dovendo aspettare, certo, quelle che saranno rinviate nel turno di sabato, che già sappiamo per la verità, perché sono rinviate Raimond Sassari contro Bolzano, Ego Siena contro Bressanone e notizia di queste ore anche la gara tra il Fasano ed il Pressano. E dunque il campionato è sempre molto tortuoso, la speranza è che il nuovo protocollo voluto dalla FIGH di concerto proprio con i club della Serie A Beretta possa in qualche modo aiutare a rendere meno arduo il cammino verso, noi auspichiamo, il finale di stagione, anche se bisogna seguire con particolare attenzione poi l'andamento della pandemia a livello generale. Allora, a questo punto possiamo anche fermarci, un momento di pausa, di stop, e poi ritorniamo insieme per analizzare ciò che è successo nel campionato di Serie A Beretta femminile. Ami lo sport e ti piacerebbe imparare a giocare a tennis? Scegli una scuola certificata FIT e scendi in campo per conoscere nuovi amici e divertirti in totale sicurezza. Se hai meno di 16 anni, approfitta del tesseramento a condizioni agevolate. In più, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di regalare a tutti i nuovi tesserati delle scuole tennis il passaporto personalizzabile I Love Tennis. Scopri i dettagli e la scuola tennis più vicina a te su federtennis.it. Covid che non risparmia neanche la Serie A Beretta femminile, 2 partite rinviate nello scorso turno, accadrà altrettanto nel prossimo sabato, insomma anche in questo caso bisogna fare i conti con quello che poi succederà quando le partite non disputate saranno recuperate, però abbiamo già una certezza, Matteo, che Mechanic System Oderzo e Brixen Sud Tirol hanno ingranato la marcia giusta, approfittando anche dello stop e della pausa della Iomi Salerno. Hanno ingranato la marcia e sicuramente soprattutto Oderzo, che ha dato prova anche nello scontro diretto sia contro Salerno sia contro Mestrino, perché anche quello poi è uno scontro diretto a tutti gli effetti, di stare bene, di essere in forma, e quindi devo dire binomio meritato con Oderzo in questo momento leggermente più avanti in classifica. Vediamo quello, soprattutto però quello che ci aspetta il prossimo fine settimana. Prove generali di fuga, ci provano approfittando anche della situazione contingente Mechanic System Oderzo e Brixen sul Tirol, che in attesa del big match in programma tra 2 settimane in Veneto provano ad allungare il passo. Complice lo stop forzato di AC Lifestyle Handball Erice e Iomi Salerno, costrette a rinviare il confronto diretto per un accertato caso di positività tra le fila siciliane, Oderzo e Brixen hanno così allungato il passo, conquistando nello scorso turno 2 successi tanto sofferti quanto pesantissimi. Duran e compagni hanno domato solo sul finire la strenua resistenza della regina di Coppa Alibest Espresso Mestrino, mentre il Brixen, dopo una gara tutta in salita, solo all'ultima curva è riuscito a piazzare il sorpasso vincente ai danni di un coriaceo Ariosto Ferrara. Punti pesanti in cascina anche per la Cassa Rurale Pontinia, che dopo l'ingaggio della rumena Pulz pare abbia trovato il giusto equilibrio tecnico, ma anche per la Santarelli Cingoli, che nel confronto diretto con Cellini Padova ha raccolto la prima grande gioia stagionale. Sabato la Mechanic System Oderzo osserverà il turno di riposo obbligatorio previsto dal calendario, mentre il Brixen sul Tiro avrà l'occasione per un sorpasso in classifica. Con una vittoria ai danni dell'Eno, Fruster e compagne potrebbero così presentarsi da prime della classe alla super sfida in programma il prossimo 4 novembre. Le Lombarde però non saranno d'accordo. Classifica alla mano, la sfida più interessante del 7° turno sarà quella in programma a Mestrino tra l'Alibest Espresso di Lucarini e l'Erice. In palio 2 punti pesanti e tanta autostima. Chi vince si accredita al ruolo di principale outsider del campionato, ruolo cui ambisce anche Pontinia, che ospiterà Nuoro. Sfida interessante anche quella in programma a Padova tra il Cellini e l'Ariosto Ferrara. Le venete, per cullare fondate speranze di salvezza,
dovranno necessariamente alzare il loro standard di rendimento, mentre chi ambisce ad un piazzamento tra le prime sei dovrà sforzarsi di dare continuità alle belle prestazioni offerte di recente. Bene, questo è il quadro completo, ciò che è accaduto e ciò che accadrà nel prossimo turno, ricordando che 4 novembre ci sarà un turno infrasettimanale che peraltro proporrà la super sfida tra Mechanic System Oderzo e Big Sand Sud Tirol. E questa è un po' la prova del 9, soprattutto per Bressanone, secondo me, perché Bressanone in questo momento sta andando molto bene perché ha ingranato, vero, perché ha azzeccato l'acquisto Ghilardi in modo particolare, ma anche perché sta vivendo un po' sulla maggiore esperienza rispetto alle altre squadre che ha affrontato. Invece con Oderzo sarà una partita più ad armi pari, secondo me, perché sono d'accordo con Nössing. Lo ascolteremo nell'intervista. L'anno scorso non eravamo d'accordo quando si copriva sempre un pochettino, no? Copriva le carte. Quest'anno forse ha qualche arma in meno nel complesso, non tanto sulle individualità, perché ha individualità di ottimo livello, però qualcosina poi perde sull'organico. Questa volta siamo d'accordo con sì, te. Sono d'accordo, almeno per quanto mi riguarda. Allora ascoltiamo. Io devo complimentare le mie ragazze che siamo venuti in 9 giocatrici. Una, la Drun Vallacaro, fino a... si è allenato una volta perché la dovevo richiamare o ci ha aiutato, perché i due pivot sono fuori uso, ho quattro giocatrici che non ci sono più, ho fatto fatica, però loro mi hanno messo una grinta in campo, ragazzi, che io rare volte lo vedo. Ghilardi e Babbo sono delle individualità che è meglio averle sempre dalla propria parte. Ma devo dire che Ghilardi si è sviluppata come una gran difende bene adesso. Attenzione, Ghilardi in nazionale non gioca, c'ha 21 anni, non è che una da fuori che ne ha 25, 28 o 30 anni esperta. La Babbo comunque è un terzino, è un'ala sinistra, non è uno che gestisce la partita come regista, come terzino. E le altre sono tutte nostrane. E dunque complimenti a Ghilardi, sicuramente tra le note liete di questo avvio di stagione. Vediamo insieme allora la classifica generale, che comunque alla fine propone, insomma, questa situazione in vetta alla classifica con Mechanic System Oderzo e Brixen su Tirol, Yomi Salerno che non ha giocato contro Erice, e Matteo, dando uno sguardo al prossimo turno che prima già intravedevamo, non giocherà neanche sabato. No, e questo forse... No, non lo so, non so come interpretarlo, non so se può essere un elemento positivo, perché Salerno arrivava da una sconfitta, e il bello del campionato è che ti dà subito la settimana dopo la possibilità di rifarti, e arrivava da una sconfitta tra l'altro importante contro Terzo in una partita pesante, e due settimane, se da un lato servono all'allenatore, all'allenatrice, ad Avram, per rimettere un po' insieme le idee, per ricompattare la squadra, da un altro punto di vista io credo che le giocatrici... Sì, perché poi hai più tempo per somatizzare, esatto, la sconfitta, non esatto, hai il riscontro del campo. Vabbè, ma questa è una delle tante incognite con le quali bisogna fare i conti in questa stagione davvero così complessa e complicata. Stagione complessa e complicata anche in Champions? Adesso sì, adesso è diventato complicato anche là, perché se le prime giornate andavano lisce, adesso ecco, questo turno, il sesto turno, vedrà 4 rinvii su 8 partite che erano in programma, quindi inizia a essere delicata anche lì la situazione. Praticamente si gioca solo in Germania, solo in Bundesliga si sta giocando senza rinvii, e infatti c'è stata una polemica perché la Bundesliga non vuole lasciar partire via i giocatori per le partite con la nazionale. Però in Champions comunque, nonostante i rinvii, sono riusciti a mettere insieme i migliori 5 gol della settimana e allora vediamo la top 5 del quinto turno, del turno precedente. Ricordiamo che da quest'anno si gioca in infrasettimanale, iniziamo alla posizione numero 5 con questa rete di Dejan Bombac, una finta per superare l'avversario e andare a trasformare, giocatore del Pick Szeged, difesa che si addormenta e lui, saltando sul piede cosiddetto falso, sul piede destro, va a trasformare. Volante alla posizione numero 2 con Buster Yul, giocatore dell'Alborg, squadra danese che viene invitato molto bene, raccoglie con una mano il pallone in aria e riesce a trasformare. Questa era la posizione numero 4. Andiamo alla numero 3 e vediamo questa, che sarà una girella, e la vediamo qua da parte di Domen Novak, che riesce con un gesto del polso a evitare portiere e difensore. Il difensore lo aveva spinto verso l'esterno, giocatore del Celje, squadra slovena, posizione numero 2.
con Igor Karacic al travolante, questa molto più complicata di quella precedente, intanto perché Karacic è piuttosto bassino per essere un giocatore di Champions League e poi perché c'era il difensore davanti e lui riesce a raccogliere il pallone comunque e a spingerla in porta in qualche modo. E andiamo alla numero 1 con un piede cosiddetto perno di Bla, che riesce a girarsi, viene spinto e riesce comunque a segnare. Eccolo qua, era da tanto che non vedevo una finta così, non è una finta che si vede spessissimo. Dura la usa spesso nel campionato italiano. Sì, questo è un gesto che vediamo spesso nel massimo campionato femminile con Duran, che è solita lavorare proprio sul piede perno. Bene, questo è il quadro, chiaro, vedere gli spalti di Champions, delle partite di Champions desolatamente vuoti, fa un po' male al cuore e all'anima, soprattutto per degli appassionati di pallamano. Noi però, insomma, proseguiamo sperando che la situazione possa migliorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Gli indicatori non sono proprio dello stesso avviso, ma noi siamo inguaribili ottimisti. Grazie Matteo. Grazie. Appuntamento a tutti quanti voi con Handball Mania a giovedì prossimo. Grazie a Matteo Aldamonte, a Sabrina Alessio in redazione. Buona pallamano a tutti. Arrivederci.